Carlo Casale, storico commerciante di Mercato San Savino, oltre alla musica, ai dischi, ha un'altra grande passione, ossia quella di collezionare palle. Quante ne ha? Allora, come è nata questa passione? Allora, la passione è nata, dirò quasi una battuta, ma in realtà è la verità. La passione è nata perché un giorno una massaia, scendendo dal treno, aveva dei polli. Io avevo comprato la palla di vetro con gli unici soldi avuti dalla famiglia per comprare la colazione. Al posto di comprare la colazione, sapendo che avevo una zia, Rosalia Serpico, un cognome americano, mia madre è marotta, pensano poco, due napoletane vere, e allora, siccome sapevo che ci teneva tantissimo per la Madonna di Pompei, io non comprai la colazione e decisi di comprare questa palla di vetro con la Madonna di Pompei. Arrivata a San Severino con la famosa littorina, una massaia nella fretta aveva una cesta con dei capponi all'interno. Io purtroppo non sapevo, io volevo scendere, lei voleva salire in fretta. Questo pollo dannato tirò fuori la testa e mi diede un pizzicotto sul braccio. Involontariamente lasciai la palla da mano e si ruppe. Quindi ho iniziato perché un giorno mi rupperò le palle. E ecco, quante ne ha e come le ha recuperate? 1237, se volete dare una panoramica. Poi, perché poi che è successo? Avendo questa malattia, perché io la chiamo malattia, una cosa troppo strana. No, la passione per il collezionismo. La passione per il collezionismo, perché io dovrei essere un collezionista di dischi, ma in realtà sono collezionista di palle di vetro e di tutte altre cose. Sembra strano, ma è così. Ogni volta che gli amici che vengono dall'America, dalla Germania, sapendo questa mia passione, malattia, le portano una palla. E io scrivo sotto il nome di chi me l'ha portata. C'ho anche questa. Ecco, però la sua principale passione, nonché il lavoro, è quello della musica. Quanti famosi vinili possiede? Allora, io all'ultima conto, non solo di vinile, ti dirò il totale: 13.250. Che poi potete anche, vi faccio pure vedere una parte, guarda, tra CD là, dischi qua, stanno un po' dappertutto, poi vi faccio vedere anche dall'altro lato, perché io ero agente di una casa discografica di Milano, la SAR, con la quale io ho fatto diversi anni, ho prodotto dei cantanti, Lello Pugliese per esempio, una delle mie produzioni che veniva proprio sulla TRS di Giovanni Bisogni, che ha lanciato quest'artista. Poi come autore, se me lo consenti, ti dico, chi ho scritto, chi è Tony Cox dei Romance che sta in America, nel New Gold Duet, ma però vorrei ricordare pure i successi dei Romance, perché a volte sono più famosi i successi che lo stesso artista, perché come Romance sono conosciuto. Identifico con la canzone. Brava, perché poi il leader, andando via in America, qualcuno l'ha dimenticato, però desidero ricordare alcuni successi. Mi mancherai, Coniglietta, stiamo bene insieme, Voglia di mare, Caro amore mio, Un momento di più, Il mattino dell'amore, Quando una donna. Per quelli degli anni 70 ricorderanno certamente i Romance, che avevano un successo straordinario. Io invece per questo qui, siccome lui mi diceva un giorno che è venuto a fare una mostra ad Agropoli, veramente mostra sul vinile, ricordo. Sì, no, ma lui è veramente stato premiato come artista dell'anno in una manifestazione revival degli anni 60, 70, 80, parlando mi diceva: guarda, io purtroppo incontro difficoltà in America, perché in America, dove io vado a cantare, che sono pub, ristoranti, piccoli locali, italo-americani, ci sono i nipoti dei primi arrivati in America, i quali chiedono le canzoni moderne che io neanche so. Se gentilmente mi scrive qualche canzone che so che tu ti diletti. Infatti io a lui ho scritto queste canzoni, che sono tutte incise, tutte su YouTube, con E Due Carezze, che poi E Due Carezze è stato inciso da vari artisti, non solo da lui, è stato inciso da Andrea Anonimo con nipote Fausto Cigliano, da Tonino Dischi che si chiama Antonio Di Nola, è cantata da Al Blasco con un live in studio, eccetera eccetera. Per Al Blasco, che è Alfonso Di Berardino, ho scritto anche una canzone che è inclusa in un LP che si chiama Napoli straordinariamente bella, e ha fatto una piccola variante al testo. Comunque faccio un elenco veloce di quelli che io ho scritto per Tony Coglite. Non sono uno scrittore, però a volte con la testa mi viene una piccola idea e io scrivo queste canzoni. È stato premiato a PES
costume del revival di qualche anno fa. E due carezzo, bene che te voglio, non ci dicimmo mai, cancello e cancello. Fratro, munno, futuro e passato, ma mo, scippamo ancora, pietre, eccetera, eccetera. Con Bruno Venturini, che tutti ricordi, sono stato l'ideatore della grande antologia della canzone napoletana. Queste un po' le cose significative. Lei principalmente però è commerciante, ha una storica attività qui in Corso Diaz, commercio e non solo per la vicenda del lockdown che non passa un periodo felice. Ecco, lei in passato ha portato avanti una serie di battaglie, l'isola pedonale, i parcheggi e quant'altro. Come ci si risolve, come ci si esce da questa crisi? Allora, con la crisi per chi si è adeguato ai tempi, perché la crisi non è fatta di prezzi e di richieste, purtroppo dobbiamo ammettere che ci sono dei siti virtuali, quale Amazon, fanno una concorrenza spietata, perché la gente, perché c'è grossi centri commerciali, ma non so.